La rubrica della posta, una volta così ubiqua nelle riviste, è diventata un relitto del passato. Chiaro, sopravvive in molte pubblicazioni e nei quotidiani, ma non è più una lettura tra chi ha una certa età e non sa cosa ne dicola. Chi ha una certa età, anzi, praticamente chi ha qualsiasi età, oggi comunica online. Ci si scrive sui social per trovare del lavoro, del sesso o il decimo del calcetto. Sui social poi spesso l'importante è comunicare, ma direi anche proprio buttare fuori, ecco. Non so se sia sempre sano buttare fuori di per sé, ma è sicuramente fisiologico. Anche negli anni su cui ci stiamo concentrando, i primi degli 80, forse soprattutto in quegli anni, se consideriamo quello che è stato definito il riflusso nel privato. Si tratta di un'etichetta e come molte di queste definizioni a posteriori lascia parecchio da desiderare. Una verità però che questa etichetta riassume è la fine dei grandi movimenti di massa, il passaggio all'età adulta di una generazione nata nel dopoguerra e mossa in diversi casi da puro idealismo. Da qui il bisogno di comunicare nonostante tutto, di sentirsi meno soli. In questo episodio cercherò di raccontare cosa passava nelle menti di queste ragazze e di questi ragazzi, quando il paese abbandonava il decennio iperpoliticizzato che parte dal 68, con l'ascesa e la caduta del movimento operaio e studentesco, il sequestro Moro e la crisi della lotta armata, finendo nelle presunte grandi abbuffate degli anni 80. Sono Nicola Porcelluzzi e questo è Frigo. Frigo è una serie di Cora Media promossa da CP Company, un podcast scritto con Ivan Carozzi. In quegli anni, migliaia di ragazzi si sentivano persi o abbandonati. Frigidaire, con la sua rubrica della posta, dava spazio a questi ragazzi, andava incontro alle loro paure, alle loro voglie e alle loro profezie. Nel caso della rubrica Lettere, la posta, io gli ho sempre dato molta importanza, tanto è vero che è cominciata anche se con, diciamo, 2 o 3 bigliettini, forse non mi ricordo, nel primo numero, addirittura nel secondo subito, eccetera. Ma non veniva visto con lo stesso interesse degli altri, un po' perché le prime lettere non erano poi di granché interessanti, un po' perché sembrava un po' boh, una cosa già vista, sai, le rubriche Lettere abbondano da tutte le parti. In realtà nel corso degli anni, nel corso del tempo, ma abbastanza subito invece, quella rubrica Lettere è diventata un bacino di importantissimo di dialogo con i lettori, che io ho sempre conservato su un piano di grande rispetto per tutti, tanto che alla fine uscì una vignetta, non mi ricordo se di Scozzi o di Vincino, venite qui risponde padre Sparagna, per dire, era troppo paterno per loro. L'unico modo per farsi un'idea del ruolo della posta nel mondo Frigidaire, per capirne lo sviluppo e l'esplosione, è sfogliarne le pagine negli anni, leggere e studiare. Nei primi numeri la posta prende soltanto una facciata e raccoglie 3 o 4 lettere, tutte variazioni sullo stesso tema, cioè capricci di nerd del fumetto o di musica new wave, o di entrambe le cose. Fino a quando però, nel sesto numero, un lettore si mette in mostra portando in dono il suo io. Si chiama Stefano, si presenta come l'ultimo degli imbecilli, un povero impiegato che a 30 anni non è ancora riuscito a voler bene a qualcuno. Per quanto Stefano sia incuriosito dalla rivista, dice che Frigidaire in realtà è controrivoluzionario, perché è merce, perché è consolatorio e non può scatenare niente e agitare nessuno. Sparagna pubblica la sua lettera senza censure, come farà sempre negli anni, senza evitare lo scontro o il confronto. A Stefano dà una risposta che mi sembra riassumere il senso di Frigidaire e delle contraddizioni degli anni a venire. Gentile lettore, il tuo schema di ragionamento è troppo rigido. La comunicazione attraverso lo spettacolo non è una nostra invenzione, ma una realtà. E che il giornale sia una merce non è in discussione. La sfida consiste nel comunicare la non consolazione, usando le tecniche dello spettacolo e la distribuzione delle merci. E questo, se ti va di capire, è tutto. Il dialogo tra la rivista e i suoi lettori, a partire da questa lettera, prende il volo, sboccia. E i dilemmi teorici dei lettori di Frigidaire intorno al loro feticcio non faranno che aumentare negli anni. Magari allo Stefano del sesto numero quella risposta era pure bastata, ma non a Roberto, un lettore che nel novembre dell'anno dopo scrive: permettetemi un'osservazione.
La nostra cara rivista sta diventando sempre più pulitina, perfettina, un tantino artificiale, come i prodotti sintetici. Però continua a piacere anche forse più di prima. D'altronde, tutto intorno a noi diventa sintetico e un giorno anche l'uomo lo sarà, programmato con tutte le sue emozioni prestabilite da circuiti integrati, le sue funzioni sincronizzate, le idee telecomandate, le pulsazioni ritmate, i sentimenti, le erezioni. Nel 1980 era uscito un disco incredibile, The Age of Plastic The Buggles, quelli di Video Kill the Radio Stars. Che già nel titolo anticipava quello che sarebbe diventato lo stereotipo standard su quel decennio, cioè quello di un decennio plastificato e finto. Il mondo però, in effetti, era diventato una rete di merci e la plastica era perfetta per avvolgerle. E questa era una delle intuizioni di Sparagna, di Tamburini e di chi in quegli anni ha creduto nella rivista. Insomma, come se si fosse passati dalla mucchiata idealistica degli anni 70, in senso più o meno figurato, che trovava il suo corrispettivo poi nella redazione del Male, dove lavorava una ventina di teste nello stesso stanzone, agli anni 80 come contenitore di merci, appunto, di individualità che a volte si uniscono, a volte si abbandonano, come se si fosse passati dalle canne fumate in compagnia alla pera di eroina sul materasso buttato per terra. Frigidaire, però, canta un'umanità che è qualcosa di più di quello che compra e consuma. Un'umanità che è un coro, un io cosmico, con le sue pulsioni e i suoi segreti. E a proposito di pulsioni e di segreti, che siano leggere o pesanti, le droghe nella posta di Frigidaire compaiono spesso, insieme alle droghe, quelle che potevano essere le conseguenze per chi le frequentava negli anni Ottanta. Soprattutto al carcere, dove chi viene rinchiuso, magari per qualche grammo d'erba, inizia a scavarsi un nascondiglio nella mente, ad alienarsi dagli affetti, dissolvendosi. In quegli anni le lettere a Frigidaire scritte nelle carceri sono diverse centinaia. Nel tentativo di collegare il passato e il presente e di aggiungere una voce in più al coro greco dei lettori di Frigidaire, ho fatto due chiacchiere con qualcuno che di droga e carcere ne sa qualcosa. Si chiama Armando Sciotto, ma tutti lo conoscono come Ercicoria. È di Roma e ha fatto la storia del rap italiano. Ma oltre a essere un musicista e un artista, è anche un uomo che ne ha passate tante. Allora io posso dirti un detto famoso in ambito carcerario, cioè la galera dipende da con chi te la fai. Ossia molto dipende dalle persone con cui sei recluso insieme dentro la tua cella. Con queste persone ci sei chiuso 20 ore su 24. Quindi se trovi dei buoni compagni di cella è molto più semplice. Se le persone con cui sei recluso non hanno moralità, educazione, senso di condivisione, magari qualcuno è tossicodipendente, quindi ti becchi pure le sue crisi d'astinenza. Capisci bene che la vita diventa un inferno. Abbiamo scoperto che il Cicoria non si è accontentato della musica per esprimersi. Proprio in carcere ha scoperto il disegno e le possibilità della matita. Ho letto moltissimi libri, già ai primi giorni che ero in isolamento, per dire, mi è capitata questa cosa qua. Passati 3-4 giorni da quando mi avevano preso e mi avevano messo dentro al carcere. Non avevo niente in cella, non c'avevo soldi, neanche le ciabatte, per farti capire. Allora, la sera passa lo scrivano per le domandine e io ho visto che c'aveva una matita. Gli ho chiesto per favore, mi regali questa matita? Questo mi ha regalato questa matita. Allora, durante che ero chiuso in cella, ho iniziato a disegnare il muro accanto ai letti. In isolamento eravamo reclusi solamente in due persone, quindi c'era un letto a castello e io potevo disegnare tutta la parete per intero. Per cui ho iniziato a fare questo disegno per tutta la parete, che raffigurava Regina Celi, per come la immaginavo io, con le torri, il muro di cinta, eccetera, eccetera. E il politico dell'epoca, che comunque era quello che dava più scandali, quindi Silvio Berlusconi. Avevo disegnato Silvio Berlusconi che prendeva un ragazzo con la mano tipo a gru, lo metteva dentro Regina Celi, ma enorme, tutta una parete.
fatto in bianco e nero, con le ombre, eccetera, eccetera. Questo disegno poi è andato sempre più avanti. Per 3-4 giorni non ho fatto altro che disegnare sto muro. Allora, la mattina alle 7 vengono e scatta la perquisizione. Entrano in cella due guardie, iniziano a ribaltare tutta la cella, cercando non si sa che cosa, perché non c'avevamo nulla, voglio dire, eravamo entrati da 4 giorni. A un certo punto uno si gira e si rende conto del disegno. Allora chiama l'altra guardia e gli dice: guarda un po', e tutte e due fanno: mazza che bello, è proprio fatto bene. Allora uno di questi si mette davanti alla porta della cella e inizia a fare: colleghi, colleghi, venite tutti. Arrivano alla spicciola tutti 7-8 guardie, ok, così, che chissà che si pensavano che avevano trovato magari la droga, capito come? Quindi entrano e vedono sti due che stanno a guardare il muro e tutti quanti dicono: mazza quanto è bello, complimenti, mazza quanto è fatto bene tutto quanto. La voce del disegno, insomma, gira per i corridoi del carcere e gli agenti si accalcano per vederlo, fino a quando arriva il capo. Guarda, fa, bello. Poi si gira verso di me, mi fa: l'hai fatto tu? E io, tutto bello fomentato, pieno di me, orgoglioso, gli ho detto: sì, sì, l'ho fatto io, tutto contento. Bello, complimenti. Va bene, adesso vai dal lavorante e fatti dare lo straccio che pulisci tutto. Nell'apprendistato di Cicoria, però, non c'è stato soltanto il carboncino. Successivamente poi vengo spostato tra i detenuti comuni e capisco che, andando a colloquio con il prete, si possono ottenere agevolazioni. Cioè, magari proprio cose spicciole all'inizio, tipo, che ne so, la cioccolata, queste cose così. Allora, quindi ho chiesto a mia madre di andare a portargli i pennarelli e delle matite colorate, e perché così avrei potuto spendere il mio tempo in maniera migliore. Quindi Don Vittorio, che ringrazio ancora, le ha fatte entrare. Per cui, nello stesso momento in cui la gente magari all'ora d'aria si ammazzava per qualsiasi scemenza, io invece prendevo le persone e gli chiedevo di mettersi a sedere di fronte a me e farsi ritrarre. Prendevo le persone che magari avevano i tratti somatici un po' più particolari e cercavo di ridisegnarle. Il carcere in cui si è trovato Cicoria, poi, il Regina Coeli, non è un carcere qualsiasi. Durante l'occupazione tedesca di Roma è stato un centro di tortura nazifascista, dove giovani antifascisti venivano fucilati al muro di giorno in giorno, oppure venivano massacrati di botte fino alla morte, come Leone Ginzburg, il marito di Natalia Ginzburg, il padre di Carlo, tra i miracoli della nostra storia culturale. Nelle stesse celle, lungo gli stessi corridoi, aspettavano i loro ultimi giorni anche Sandro Pertini e Giuseppe Saragat, che saranno però liberati in un'azione partigiana. Entrambi negli anni diventeranno presidenti della Repubblica. Pertini e Saragat uscirono dagli stessi cancelli del Cicoria, lì nel cuore di Roma, non lontano da quella che era la redazione di Frigider. Oppure, per i più giovani, vicino alla Scalea del Tamburino, la scalinata divenuta famosa grazie a musicisti come Carl Brave, Ketama e Franco 126. Ebbene, giovani, io questo vi esorto. Voi rappresentate l'avvenire del popolo italiano. Per questo avvenire che vi parla ha sacrificato la sua giovinezza in carcere. E questo io non ve lo dico con rammarico, ma con la fierezza di chi sa di essere stato scelto dal destino del suo popolo a pagare un prezzo perché le generazioni venture, perché voi giovani poteste godere di un domani che noi non abbiamo conosciuto quando eravamo giovani, perché la nostra giovinezza l'abbiamo consumata in carcere, nella rinuncia del carcere. Ed io, che sono ormai al tramonto della mia vita, resterò sempre al vostro fianco finché un alito di vita mi animerà. Resterò al vostro fianco per battermi con voi, per aiutarvi, per consigliarvi. E alle vostre valide mani, giovani che mi ascoltate, noi anziani, uti cursores, consegniamo la bandiera della libertà, della giustizia sociale, della pace, perché voi la portiate sempre più avanti e sempre più in alto. Di Regina Coeli si ricorda anche Amy Fontana, che all'epoca era sposata con Stefano Tamburini. Andavamo a mangiare lì vicino a Trastevere, poi magari stavamo un po' lì in redazione da soli, eccetera. Però anche la redazione in sé, a parte il nome vicolo della penitenza, aveva un che di cupo.
forse posso dire. Innanzitutto c'è la vicinanza con Regina Celi, no? Col carcere. E poi, difatti, delle volte la sera si sentivano le urla delle donne che su un punto preciso del gianicolo vai e puoi comunicare, cioè i carcerati a Regina Celi ti sentono. E quindi le donne, si sentivano gli urli delle donne che chiamavano: «A Giovanna, te voglio bene, come stai?» Così. Però era un po' forte, diciamo, anche quello come sentimento intorno al luogo. Quelle voci si sentono ancora, quasi mezzo secolo dopo. Ma anche Cicoria si ricorda dei richiami del gianicolo. Tieni presente che non tutte le sezioni di Regina Celi è udibile la voce delle persone che ti chiamano dal gianicolo. E solamente con i detenuti reclusi al sesto braccio, perché è quello in linea d'aria più vicino al gianicolo. Poi, 24 ore su 24, c'è una macchina della polizia penitenziaria che fa il giro delle mura di cinta, e questa volante passa più volte per il gianicolo apposta per far desistere le persone a comunicare con i detenuti. Quindi se ti beccano, te mandano via. A una persona detenuta, anche sentire soltanto la voce di qualcuno che le vuole bene può cambiare la settimana. Lì in carcere, dove vengono ammassate persone costrette a convivere, si nasconde la solitudine infinita. C'è molto tempo libero, è vero, ma non è liberato. Spesso i pensieri girano ossessivi intorno ai processi, pendenti o già conclusi, o a come vanno le vite fuori, a cosa è andato storto. Ogni fonte di distrazione è ben accetta, ma sono poche quelle che migliorano la qualità dell'attesa. Non c'è nessun dubbio che Frigidaire, come strumento di evasione, è stato molto, molto amato dalla popolazione carceraria. E l'amore era reciproco. Tra le molte lettere che arrivavano, molte arrivavano dal carcere. Noi poi abbiamo pubblicato in particolare un dossier detenuti politici italiani in cui facevamo un po' un'analisi, diciamo, di quanti erano in quel momento, che peraltro erano quasi 5.000, insomma noi riuscimmo a raggiungere circa 3.000, credo, e ci occupammo del problema delle carceri, diciamo. Ci arrivavano molte lettere, eccetera, e molti ci chiedevano di poter avere Frigidaire, come abbonarsi. Noi alla fine scegliemmo una linea molto semplice: chi voleva abbonarsi allo carcere l'avremmo fatto gratuitamente. La cosa era possibile perché l'abbonamento postale all'epoca costava poco, come peraltro costa oggi, anche meno di oggi. Tutto sommato, nel bilancio dei nostri abbonamenti, aggiungere mano a mano copie che si aggiungevano alla lista degli abbonati non è che ci costava più di tanto, ci costava ovviamente, ma non tantissimo. Oltretutto io ero veramente interessato a che questo dialogo si allargasse, sia per in vista di quelli che erano alcuni, secondo me, essenziali allora e purtroppo a volte essenziali anche oggi, rinnovamenti profondi del sistema delle carceri, sia perché nelle carceri si trovavano migliaia di detenuti politici, a volte toccati lateralmente, diciamo, da suggestioni di lotta armata o anche neppure toccati, ma magari semplicemente estremisti che avevano manifestato in piazza, verso i quali insomma lo Stato applicava delle scale di giudizio completamente sballate, insomma, e quindi si trovavano in condizioni difficilissime. Ha detto che vorrei leggere un documento che le è stato presentato una copia stamattina a mettere agli atti. Può leggere. Grazie. Dunque, già in precedenza abbiamo parlato delle condizioni disumane in cui sono tenute le persone prigioniere in questi luoghi. Un ventre della bestia in versione italiana. Ma oggi abbiamo dati molto concreti da sottoporre all'attenzione. Ma ancora più allarmanti sono le notizie che riguardano altri detenuti. Pierluigi Concutelli, colpito da un ulcero perforante, non ha nessuna assistenza medica in occasione di due attacchi violentissimi. È stato lasciato solo, senza l'intervento neppure di un infermiere. Renato Valanzasca, affetto da epatite virale, che sta volgendo in cirrosi epatica, è costretto a vivere con due mozzarelle al giorno. Nessuna cura neppure per Cesare Chiti, che ha notevoli disfunzioni renali. Mario Storina è ridotto a pesare 30 kg. È forse inutile ricordare il completo isolamento, 24 ore su 24, la scarsità e la pessima qualità del vino. E siamo arrivati ad avere molte centinaia di abbonamenti. Adesso la cifra non me la ricordo, sicuramente superiore ai 400, su un complesso di circa 1.600-1.700 abbonamenti in totali. Forse il racconto più sorprendente di quelli inviati dal carcere è quello di Vito Chirenti, un italiano detenuto in Germania.
Pubblicato nel numero 22, il suo reportage in presa diretta si intitola Nell'inferno di Mannheim. Il reportage di Chirenti è un racconto, ma anche una lettera d'aiuto diretta proprio a Sandro Pertini, evocato come unica e ultima speranza. Ore 6:20. Scrollati dall'osso gli ultimi sintomi di sonno, bisogna essere pronti davanti al cancello del sottopassaggio. Sottopassaggio che collega il carcere agli impianti lavorativi. Si lavora 140 ore mensili e in base a queste ore lavorative il detenuto viene cortesemente sfruttato dall'amministrazione penale e dalle ditte esterne che gli procurano il lavoro, poiché recepisce il 5 o il 7% di un salario sindacale. Il lavoro è obbligatorio, pena l'isolamento completo e misure restrittive totali, dove non esiste nemmeno l'ora d'aria, quando il recinto del carcere diventa un ibrido tra una clinica psichiatrica e un angolo del mercato di Forcella. Il reportage di questo lettore galeotto è scritto bene e include aspetti per niente scontati. Racconta per esempio l'efficienza tedesca applicata alla gestione delle diverse etnie. Le salette in cui prima venivano proiettati dei film porno, in quegli anni si trasformano in piccole moschee. A Sparagna, insomma, le idee di questo italiano espatriato piacciono. I due si scrivono. Un giorno, poi, Sparagna vede una coppia entrare in redazione. Sono Chirenti e la moglie. I due amici a distanza si incontrano, si abbracciano e vanno a mangiarsi una pasta trastevere. Tra le storie di carcere frigideriane, non tutte sono finite bene come quella di Vito Chirenti. Nella casella postale si trova davvero di tutto, anche confessioni di disperazione assoluta. Come la lettera invece più disperata di un certo Vincenzo, a cui io risposi cercando di consolarlo nella sua protesta, diciamo, invitandolo a resistere, ma evidentemente non ce la fece, perché poi si suicidò in carcere e partì questa nostra campagna sull'abolizione del carcere, non come abolizione del carcere basta, cioè da interpretare in senso stretto, come semplicemente chiusura delle carceri, perché non è che hai risolto il problema della devianza, ma come denuncia dell'attuale sistema carcerario come un sistema criminogeno, che non è né rieducativo e neanche di pena, se vogliamo, cioè non è né l'uno né l'altro, risolvendosi semplicemente nella moltiplicazione del crimine, insomma, e lasciando fuori peraltro una buona parte del crimine che invece teoricamente dovrebbe essere, ma insomma c'è uno squilibrio pazzesco. Abolire il carcere. Più facile a dirsi, temo, che a farsi. Però è dicendo le cose che poi succedono le cose, e anche scrivendole. Anche in un contesto così tragico, per non dire solenne, la rivista rivendica la sua identità di frigorifero dove congelare tutti i frantumi dell'epoca, in attesa che qualcuno dal futuro cerchi di ricomporli, ossessivamente, come Ivan e il sottoscritto. Nello stesso numero che racconta il suicidio di Vincenzo, compaiono, per dire, un reportage di Gabriel García Márquez e un'intervista di André, dove il cantautore è fotografato mentre sfoglia serissimo il Corriere della Sera, con degli occhiali da lettura e un pene di gomma al posto del naso. Io per parlare con la gente non ho cercato né un pulpito né una tribuna, eccetera, eccetera. Questo non vuol dire che io sia un bisteccone e neanche un formaggino. Le mie idee politiche ce le ho anch'io. Se disturbano non me ne frega un cazzo. Questo si chiama. In ogni carcere, centinaia, migliaia di persone cercano di mangiare, dormire, lavarsi, cercano di vivere. Vivere però significa anche divertirsi, o se proprio impossibile, almeno distrarsi. Sempre nel 1984 viene pubblicato un dizionario di sopravvivenza da un carcere femminile. Nel dizionario ci sono voci come cubicolo, monolocale per disadattati. Microarchitettura per la massima espansione dell'io compresso. O anche sublimazione, azione per niente sublime,
spostamento progressivo del desiderio fin quando non lo si perde di vista. Al corpo, costretto nello spazio, resta solo il sogno o le botte. Bisogna fare qualcosa. Assolutamente. E sai che faremo? Un toga party. Sempre nello stesso dossier si fa notare la cronaca di un toga party raccontata da Paolo Lucci Chiarissi, all'epoca affiliato ai NAR, i Nuclei Armati Rivoluzionari, organizzazione terroristica di estrema destra. I toga party era un'invenzione di Animal House, un film cult uscito in quegli anni, con protagonista un John Belushi in grandissima forma. Lucci Chiarissi all'epoca era molto giovane. Uscito dal carcere si è laureato a Pisa per poi diventare consulente della FAO. Scopro, girando per internet, che la sua famiglia viveva all'Eur nello stesso palazzo di Pasolini e che si stimavano, nonostante tutto. Il racconto del toga party lo firma lui e si sofferma su una questione che affligge la vita di chi si trova in carcere: la mancanza di sesso. L'ho chiamato per sentirlo dalla sua voce. Sesso. La carenza cronica ed angosciante di questo elemento è un problema irrisolvibile e proprio a causa di ciò possono realizzarsi toga mal riusciti. Per i più mandrilli c'è sempre la possibilità di corteggiare l'efebica figura di un compagno di cella, pelle priva di ogni traccia di peluria, liscia, abbronzata, occhi azzurri, capelli biondi e ricciuti, forme morbide che sembrano uscite da un disegno di Manara. Questi ventenni poi iniziano a menarsi, lanciarsi cibo e acqua, sfogando la tensione in qualsiasi forma di corpo a corpo, compreso, e qui cito, cariche contro i bari che si trovano sommersi da una valanga umana, immobilizzati e torturati a piacere dalla collettività. Insomma, il corpo vive dei desideri in mezzo a canali di energia, in carcere e non. Passano gli anni e i problemi del cuore, ma direi anche del sesso, sono sempre gli stessi. O meglio, si ripetono degli schemi in ogni epoca, ma cambiano i riferimenti culturali, gli oggetti di desiderio e l'immaginario. Come ogni forma culturale, queste lettere sono una macchina del tempo. E più ricco è il racconto e sincero, più ci avviciniamo al tempo passato, che di tutte le materie è la più inconsistente. Nell'aprile dell'83, un certo Jay Vicious scrive: dando per scontato che mi piace la new wave, che prima avevo i capelli lunghi ed ora li ho corti, che prima facevo attività ed ora simpatizzo, è facile capire cosa sono e a chi mi rivolgo. Siamo forse dei rincoglioniti che dove tira il vento andiamo, o siamo fortunatamente per noi sensibili alle variazioni di gusto e alle svolte culturali? Ecco, già qui sento la ricerca di identità delle generazioni che si accavallano una sull'altra senza fine. E poi la lettera svela il suo scopo e fa così. Mi piace moltissimo una ragazza. Sperando che lei mi intuisca, lancio l'identikit. Tu hai i capelli corti e io anche. I tuoi sono leggermente castani, i miei sono più chiari, altezza media la tua e media la mia. Ma la cosa più importante è che tu lavori al sottoscala, la discoteca New Wave di Catania, più che altro al bar e non sei quell'alta, ma la sua amica. Spero che tu lo capisca e prego che guardandomi mi comunicherai in qualche modo qualcosa. Io non ti dirò mai niente nell'era di pompini, cazzi e fighe prensili. Mi piacerebbe cospargermi delle gocce di questo innamoramento muto e platonico. Questa lettera apre l'occasione di ricordare la sventagliata di frigider party che si tenevano in quegli anni in giro per l'Italia. Serate in discoteca dove andare ad ascoltare della musica, ballare e trovare delle copie gratis della rivista. Qualche mese dopo la lettera di Jay Vicious, infatti, nel numero estivo leggo che ci sarà un frigider party vicino a Sottoscala, ad Acireale, nella discoteca Scratch. L'ho cercata su internet e non esiste più. Accanto alla lettera di Jay Vicious ce ne sono un paio che invocano un certo Bar dei Fiori. Sembra una specie di gioco in codice. In una di queste lettere Carla di Vicenza ci tiene a precisare che nel sesso non esistono tecniche manuali e che tutto dipende, cito,
dalle interferenze mentali reciproche che si creano tra me e lui, prima, durante e dopo. Carla sta rispondendo a una lettera che con il segno di poi è entrata nel mito della rivista. A scriverla è una certa Alessandra di Bologna, che di sicuro non poteva immaginare cosa avrebbe scatenato. Reduce da un'ennesima scopata, decido di scrivere questa lettera, un po' per sfogarmi e un po' per aiutare tutti i ragazzi impauriti e impacciati che non sanno bene come e cosa fare con un sesso diverso dal loro, sperando di incontrarne un giorno uno convenientemente istruito e che mi sia così ricambiato il favore. Ecco, come dire, dopo questa lettera ne arriva un diluvio. Nemmeno Filippo Scozzari, che le risponde, lo immagina ancora. All'inizio si permette di rivendicare anche le sue delusioni, anche se non richieste. La ringrazia però e la incoraggia a rivolgere questo atteggiamento didattico, dice, non a metà del genere umano, ma caso per caso. Alessandra gli risponde, sempre in punta di penna, provocandolo, al che lui le risponde invitandola al bar dei fiori. Ed ecco che nasce il mito di questo bar, che si chiama come un bar di Bologna, ma anche un bar della mente, uno struscio virtuale dove parlare di sesso. 10 numeri dopo se ne parla ancora, ma anche 30 numeri dopo. Ci sono soltanto un paio di regole nel bar dei fiori. Chi scrive deve palesarsi, indicare nome, cognome e indirizzo, perché le lettere sono tante e bisogna filtrarle in qualche modo e solo così può funzionare. Immaginatevelo oggi con la privacy sbriciolata dai social network. Seconda regola dei bar dei fiori, essere concisi e sinceri. Raccontare quello che manca è meglio di vantarsi di quello che si ha. Nonostante le lamentele, per esempio di chi vorrebbe più nudi maschili, magari finalmente anche copertina, la corrispondenza nella rivista è sempre piena d'amore, in tutte le forme, anche in mezzo alle parolacce e agli insulti. Vaffanculo. Vaffanculo. Insomma, i colpi di queste ragazze e di questi ragazzi debordano, carichi del desiderio di stare insieme. Questo podcast sta prendendo forma nell'estate 2021, quella di un tentato ritorno alla socialità, alla piazza, alla vita notturna. Chi fa musica lo sa, perché ha vissuto la stessa frustrazione e non vede l'ora di tornare in mezzo alla gente, sudare e fare festa. Scrivendo le ultime puntate ci sono venute in mente un paio di canzoni dall'ultimo disco di Cosmo, che si chiama La terza estate dell'amore. Un disco che canta di correre in giro, di caos e di piacere. A 40 anni di distanza da una rivista che lo esplorava in lungo e in largo, cos'è successo nel 2021 al piacere? Quello che ho osservato ultimamente su me stesso, anche in quest'ultimo anno, è un calo della libido preoccupante. Cioè, tutta questa situazione ha veramente ammazzato una vita sessuale normale, cioè anche fatta di stimoli esterni, no? Il fatto del... non so, dell'incontro fugace, anche soltanto di sguardi, il fatto di essere aperti a una possibilità, che poi non avviene, non importa, no? Però intanto la vita va avanti in quel modo lì. È stato tremendo quest'ultimo anno e nonostante tutti gli strombazzamenti di wow, di un'implementazione della connettività digitale, in realtà trovo che ha soltanto creato ancora più desiderio represso, che per un appunto, secondo me, pian piano diciamo nei prossimi mesi vedremo di nuovo emergere prepotentemente. Per annunciare la sua idea di mondo, Cosmo ha scritto addirittura un manifesto. Se una società non è capace di godere, è una società che sta fallendo in qualche modo. Se una società che produce frustrazione, depressione, squilibri ambientali, eccetera, è una società che ha fallito, ok? E quindi deve essere chiaro che bisogna ripartire da altri presupposti. E quindi nel manifesto parlo appunto di questo e tutto questo lo riconduco nella mia testa a una riscoperta del corpo, del ruolo del corpo nel forgiare i valori, anche fare diciamo, le scelte che si fanno anche a livello politico. Ciao Ivan, ascolta, non so bene come dirtelo, è presente nel terzo episodio quando mettiamo quel pezzetto di Radio Parolaccia, no? Quel tizio che dice vaffanculo, vaffanculo, Stavo ascoltando appunto Radio Parolaccia così, non so bene come dirtelo, ma c'è un ragazzo di Roma che saluta un certo Cosmo, a inizio anni 90, è abbastanza assurdo, quindi te lo faccio sentire un attimo.
Ciao, sono Luigi, 19 anni, romano. Volevo innanzitutto dire veramente di vantarla di tutte queste stronzate, visto che praticamente ci è stata data l'opportunità da Radio Radicale di dire veramente la nostra, e quindi cerchiamo di dire qualche cosa di sensato, qualche cosa veramente che possa cambiare questa società che veramente non ci ha dato niente. Un saluto a Cosmo e un ciao a tutti gli amici del bar. No, mi sembra una felice scoperta per puro caso, come dice Wikipedia, alla voce serendipità. Ma se vai più avanti, c'è anche una ragazza che risponde a Cosmo e che poi fa uno sproloquio su Jim Morrison. Merita, sentila. Beh, innanzitutto voglio dire una cosa a quello sfigato di Cosmo di Roma che ha telefonato, che voleva che tutti lo salutassero. Cioè, che cazzo vuoi diventare, capito? L'amico del cuore di tutta Italia. Penso che non ti si inculerà nessuno e questa tua iniziativa sarà pressoché inutile. Poi vorrei dire un'altra cosa a tutti quei pischelli coglioni che fanno, che idolatrano Jim Morrison. Cioè, a quando è uscito il film, capito, Jim di qua, Jim di là, tutti che vogliono fare i fattoni degli sconvoltoni, liberi di farvi le canne, ma che cazzo fate, capito, quelli che sapete tutto di Jim Morrison, voi non ci capite veramente un cazzo. Sono una massa di coglioni, pischelli. Quando si pensa agli anni Ottanta, quando si ricostruiscono, si tende a raccontare una società edonista. Sono pregiudizi però, pensieri pigri, perché nella realtà di quegli anni c'è ancora molto da scavare, anche e soprattutto quando si parla di musica. Io sto ascoltando un sacco di roba anni Ottanta che era rimasta sepolta, perché c'è un sacco di ripubblicazioni di cose sconosciute. E sto scoprendo veramente come dopo il punk e post-punk, con l'avvento della strumentazione elettronica, quelli siano stati anni veramente di pionierismo musicale, anche e soprattutto proprio nel pop, non dico soltanto nell'industrial o nelle cose più alternative. Tra l'altro, gli anni Ottanta erano stati battezzati nel mondo della musica dalla morte di John Lennon. Vorrei darvi l'idea della ferocia di Red Vinile, lo pseudonimo con cui Stefano Tamburini si divertiva a fare critico musicale, dando in pasto a Cosmo una delle sue recensioni. Ho sempre meno da dire in questa rubrica di recensioni del cazzo. A parte quel mediocre cantante di musica leggera inglese fatto fuori, non è successo niente di bello. Così ho tradotto per voi un testo di Genesis P. Orridge dei Throbbing Gristle, un capolavoro di vera poesia. Questo mese, se volete fare un piacere a voi e ai vostri amici, cercate di graffiare con unghie, monete o chiavi tutti i dischi dei Dead Kennedys che vi capitano tra le mani. Accanitevi in particolare su Holiday in Cambogia. Poi concedetevi la lussuria di passare a più riprese un accendino acceso su entrambe le facciate del disco e ascoltate quello che avete ottenuto sul vostro impianto hi-fi, meglio se ad alto volume. Se non siete soddisfatti del risultato, provate con un altro disco. I Throbbing Gristle sono stati uno di quei gruppi che ne hanno influenzati altre migliaia. Sono stati intervistati da Red Ronnie su Frigidaire in una sua rarissima comparsata, anzi, probabilmente l'unica. Nello stesso numero, accanto alle foto dell'ideatore di Throbbing Gristle, Genesis P. Orridge, compare un'intervista a Tony Dallara, che rispetto ai punk dichiara: «Ci sono valori che esistono sempre, come l'amore. Anche i punk ci pensano, fanno tanto i duri ma solo per essere strani. In fondo, quando poi vanno a casa la sera diranno, che cavolo di vita. Allora potranno ricordare la loro famiglia». Tamburini prendeva a schiaffi i lettori e ci giocava pure, fino al punto di, come dire, truffarli. Nel numero 7, Red Vinyl annuncia che qualche settimana prima è arrivata in redazione, cito, «una cassetta di musica incredibile», di uno strano performer italo-ungherese che si fa chiamare Mongoholi Nazzi. Per 5.000 lire, in contanti, potrei scomodarmi a farvene una copia. Poi segue un indirizzo. Ecco, già dal numero successivo fioccano le lettere di Bruna, Raffaele, Giovanni, Katia. Tutti vogliono mettere le mani su questa cassetta. Su Mongoholi Nazzi, cioè io ho la cassetta, mi aveva mandato Mordente dall'altro ai tempi. E questa è la voce di Valerio Mattioli. Scrittore, musicista, cultore di Frigidaire e di Tamburini in particolare. Secondo la leggenda, Tamburini avrebbe registrato la rovescia delle cassette trovate in redazione. Però il problema è che se ascolti il disco non ci sono robe mandate alla rovescia. Cioè ogni tanto qualcuno ce n'è. Però poi c'è un'altra teoria che
che era tipo un nastro mandato alla stessa redazione di Frigidaire per essere recensito da Red Vinile, che lui prende, spezzetta e lo ricompone. Poi c'è, non lo so, ci sono diversi passaggi, in realtà sembrano dei pezzi noti qua e là, ci sono delle cose dentro senz'altro di Maurizio Marsico, quello è sicuro, quindi cioè è senz'altro tipo un impiastro, un collage di varie fonti. Musica vera e musica finta, Tony Dallara e i punk. Tutto finiva nel freezer dove tutto si conserva e a tutto si può tornare. Tutti i generi e i musicisti meritano di comparire sulle sue pagine, dove negli anni finiscono intervistati Gianna Nannini e Dead Kennedys, Battiato e gli Spandau Ballet, Joe Squillo e i Divo, e poi David Byrne, Arto Lindsay e tanti altri. Per dire, quando Massimo Mattioli disegnò una storia sulla morte di Ian Curtis, il cantante dei Joy Division, i Joy Division poi la lessero e lo ringraziarono. A un certo punto è spuntato un dossier dedicato alla cosiddetta onda italiana, che si autopresenta come il primo censimento dei gruppi giovanili musicali italiani divisi per regioni e messi in ordine alfabetico. Vengono così raccolti i nomi di quelli che saranno famosi e di quelli che resteranno sconosciuti. Ecco, forse soprattutto quest'ultimi. Ho chiesto a un altro ospite di leggere una selezione di questi nomi per fargli onore e per lasciarci cullare al suono di questi miraggi. A Roma sono gli Harmonium, che fanno rock duro classico, quando non suonano con Pupo, che hanno accompagnato nella recente tournée tedesca. Poi ci sono i Carillon del Dolore, atmosfere dark e suoni ipnotici. I Liquid Eyes, che propongono un tentativo di connessione tra la sonorità berlinese e quella di Centocelle. Ci sono poi i Banana Rock di Mestre, i terrificanti Incursione Aerea, che fanno hard rock nell'isola di Burano. Ci sono i Baricentro di Bari, che facevano jazz ma ora fanno più dance. I Brain Machine di Perugia, elettronica sperimentale, ma anche gli Ex Offender, che sono uno dei gruppi di punta della New Wave perugina. Gli Hermes Trismegistus di Palermo, invece sono tipicamente rock. La voce che avete appena sentito è quella di un ragazzo che negli anni 80 ha scritto alla redazione di Frigidaire, precisamente nel numero 50. Era molto raro, direi unico, che la redazione pubblicasse i fotoritratti dei suoi lettori. Ma questa lettera si accompagna alla foto di un ragazzo vestito con una strana gonna nera, anfibi da metallaro, trucco new wave e un assurdo braccio di marmo appoggiato al pube che finisce in un pugno. La lettera faceva così. Vorrei tirare un bel cazzotto in testa a tutte quelle persone che hanno coniato il termine i nuovi barbari e coloro che identificano questi longobardi con una siringa e coloro che pregano perché uno di questi barbari non si insinui tra le gambe delle loro figlie. Quel ragazzo si firmava Teo Teardo e 40 anni dopo è forse il più noto compositore italiano all'estero. Ha scritto musica per il teatro e per il cinema, per autori come Salvatores, Vicari e Sorrentino. La colonna sonora del Divo, per dire, l'ha curata lui. E gli ha fatto vincere il David di Donatello e il premio Morricone. Gli ho chiesto allora che ruolo abbia avuto Frigidaire nella sua formazione musicale. Ho cominciato a leggere Frigidaire che avevo circa 15 anni, perché qualche mio amico aveva dei fratelli più grandi e quindi ho cominciato ad andare nell'edicola alla stazione a Pordenone ad acquistarlo regolarmente. Perché vivendo a Pordenone, che comunque è una cittadina piccola, no? Un gran bel posto, ma piccolino e in quel momento lì forse ancora più isolato dal mondo. E quello che passava su Frigidaire apriva molte possibilità e aveva delle cose interessanti tipo gli indirizzi e i numeri di telefono di persone che facevano cose. E quindi l'universo sembrava più raggiungibile. C'era anche l'elenco dei club in Italia dove c'era musica dal vivo e tu potevi telefonare a Perugia. E dal punto di vista anche sociale quello ha aperto degli universi mica da poco. È una specie di internet prima di internet, no? Frigidaire apriva un'altra dimensione. C'erano i nomi, gli indirizzi, a queste persone così, a qualcuno ho cominciato anche a scrivere delle cartoline così, e alcune persone le ho incontrate, quando abbiamo cominciato a fare i primi spostamenti, viaggi così, siamo andati anche in pellegrinaggio in alcuni degli indirizzi che abbiamo trovato su Frigidaire o delle persone che facevano delle cose lì. Molto più interessante della dimensione delle riviste musicali, che all'epoca di rivista musicale, diciamo, un po' più interessante ce n'era una sola e non era sufficiente, no? Perché poi è più interessante la vita mescolata alla musica che la musica in sé. E in Frigidaire la musica era uno degli elementi, però era in qualche modo contestualizzata dal punto di vista sociale, culturale, politico.
molto di più che musica pura. Della musica in sé interessa, ma fino a un certo punto a me piace sempre sapere da dove arriva la musica, chi la fa, perché. Quello lì era un osservatorio estremamente stimolante. Guardo e riguardo la foto di Teo Teardo su Frigidaire, vestito come gli pare, il trucco come gli pare, sto braccio di marmo amputato, e poi in basso a destra mi accorgo di una brevissima lettera. Tra l'altro anche un titolo, una novità recente della Posta. Si intitola Esigo pazienza e l'ha scritta un certo Dix, che sta sbroccando perché a sua detta da Frigidaire stanno sparendo i pazienza, i tamburini, i mattioli, le teste migliori. Dice che gli sembra inutile abbonarsi un altro anno a una rivista che ha le gomme lisce. È vero, pazienza si vedeva sempre meno sulle pagine di Frigidaire, eppure il rank xerox di tamburini è liberatore. Eppure in quelle pagine si stava facendo la storia del fumetto italiano. Ne parleremo nel prossimo episodio. Frigo è una serie podcast di Cora Media promosso da CP Company. È stata scritta da Nicolò Porcelluzzi e Ivan Carozzi. Ha collaborato Alessia Raffanelli. La cura editoriale è di Michele Rossi e Marco Villa. La post-produzione è di Massimo Carozzi. I producer sono Matteo Perkins e Matteo Scelsa. Coordinamento tecnico di Guido Bertolotti. Il fonico di studio è Federico Slaviero per PM9. Musiche addizionali su licenza Machiavelli Music. Grazie a Vincenzo Sparagna, Cicoria, Emi Fontana, Elisa Lemma, Stella Succi, Paolo Lucci Chiarissi, Cosmo, Valerio Mattioli, Teo Teardo, Massimo Somma, Emiliano Cinquerrui. Grazie a Radio Radicale per i materiali concessi.